Nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano questa mattina verrà presentato un brano composto, pensate, da 350 bambini delle scuole primarie del comune di Fano. Il brano, che è stato realizzato in collaborazione anche con diversi artisti fanesi, si intitola Voglio la pace per te. Giorgio, lei ha musicato questo testo. Quando è iniziato questo lavoro? Questo lavoro è iniziato 2 anni fa, quando appunto il sindaco Massimo Seri mi chiese di scrivere una canzone sulla pace. Quindi per quasi 1 anno e mezzo ho raccolto i testi dei bambini. Ed è stato difficile perché c'erano tantissime diversità. Quindi frullato, passato e anche qualche notte insonne, insieme anche alla mia collega Stefania Carboni, abbiamo fatto una bozza che poi è diventata quella attuale. Da lì la musica, ho preso anche del minimi incipit o anche delle piccole melodie che mi hanno proprio fatto, cantato i bambini. Il lavoro era appunto quello di arrivare a scuola come, con la pianola, come la chiamano loro, tant'è che qui stamattina avremo la bimba che ha cantato così d'amblè, come l'ho ripreso, il ritornello. Poi, ripeto, frullato tutto, la collaborazione importantissima del maestro Emilio Marinelli per la base e l'arrangiamento, e poi l'altra idea che il sindaco ha subito avallato è stata quella di far cantare al coro dei bambini, quindi una scuola tra le note di Bellocchi, 2 soliste appunto del coro che all'epoca facevano la quinta elementare e 8 cantautori fanesi, per dare a questa canzone una specialità e una condivisione nella città, perché appunto il testo è stato fatto dai bambini della città. Quanta fantasia ha trovato in loro? Tantissima, anche perché bambini della scuola primaria, prima, seconda, terza, quarta e quinta, hanno dei concetti astratti oppure talmente basilari della guerra, di quello che può essere la pace, che tante volte ti spiazzano. Infatti far diventare una canzone da un faldone così di testi è stato difficile, però devo dire bellissimo, emozionante. E quindi i testi sono dai più semplici ai più veramente toccanti, perché capisci che già in quinta e in quarta elementare hanno visto e capiscono veramente cosa vuol dire essere in guerra. L'anno scorso i nostri colleghi del Consiglio dei Bambini e delle Bambine hanno aiutato il maestro Giorgio Caselli a comporre una canzone che parla della pace. I giorni scorsi siamo andati al Pincio a girare il video musicale di questa canzone con la scuola e martedì grasso con il Consiglio dei Bambini, e insieme ci siamo divertiti molto. Chi di voi ha cantato la canzone? Tutti. Di che classe siete? Terza. Che scuola? Luigi Rossi. Ma raccontatemi un po', vi siete divertiti a scrivere, a cantare, a girare il brano? Tantissimo. Che cosa vi è rimasto più impresso? Cosa vi è piaciuto di più? Scriverla o cantarla? Cantarla. Cantarla. E tu ti sei divertita? Sì. Tu? Sì. Vedo la pace nel mondo, cos'è? La vedo la guerra lontano da me. La sento alla radio, la vedo in TG. Non posso pensare di vivere io lì. Ambra e Ginevra sono 2 delle protagoniste di questo video. Ecco, tu Ginevra, che ruolo hai avuto? Allora, l'anno scorso, quando Giorgio è venuto in classe da me, ha chiesto una melodia e io l'avevo inventata e gliel'ho data, e da lì è partita la canzone. Addirittura la melodia? Sì. Ma hai studiato musica? Come hai fatto? Stavo andando a nuoto come tutti i giorni e passa vicino a me un camion con scritto arcobaleno e lì mi risuona in testa questa melodia. Però, una bella fantasia. Tu invece che parte hai avuto? Io ho dovuto fare la solista di questa canzone. Quindi hai cantato? Sì, ho dovuto cantare la prima parte di questa canzone. Ti è piaciuta questa esperienza? Sì, è stata straordinaria, anche con le riprese è stata una cosa bellissima. Quindi lo rifaresti? Sì, spero di rifarlo. Sei emozionata nell'idea di vedere adesso questo video proiettato? Abbastanza. Mancano pochi secondi, attendiamo ancora un po'. Grazie. Ciao. Thank you.
regista Fanese ovviamente si è occupato della realizzazione del video nel centro storico di Fano. Sì, abbiamo organizzato le scene sia al centro storico, lungo la passeggiata del Lisippo, dentro le scuole. Sì, abbiamo organizzato il clip in queste poche location. Comunque, e tutto in pochi giorni? Tutto in pochissimi giorni, abbiamo fatto una corsa incredibile, però grande collaborazione di tutti, maestre, bambini, laboratorio Città dei Bambini, quindi è stata una bella cosa, anche con Giorgio, poi Elisa ci siamo confrontati nella storia. Bello, mi sono divertito. Sono stati bravi attori. Bravissimi, divertentissimo lavorare con loro, bisogna avere pazienza però, ecco. Certo. Però si tira, arriva il risultato, ecco. Grazie mille. A te. Sindaco, quando è nata l'idea di realizzare un inno alla pace? Beh, è un'idea che ho maturato circa 2 anni fa. Come tutte le belle cose, ha bisogno di tempo per organizzarsi. Ma la cosa che più mi fa piacere e che rende originale questa canzone è che i testi sono tutti dei bambini. Non c'è una parola aggiunta da parte nostra. Poi ovviamente è stata musicata con gli arrangiamenti ed è venuto fuori un bel lavoro, devo dire, una bella proposta, ma soprattutto è un bel messaggio, e questo è il progetto della Fano Città dei Bambini, è un messaggio di pace che si vuole lanciare, adesso non voglio esagerare, ma al mondo. Noi speriamo che questa proposta possa contaminare, estendersi e possa essere vista da tante persone. È un momento di creatività della nostra città, dei nostri bambini, ma è anche attraverso il video diventa un modo per far conoscere anche la bellezza della nostra città. Quindi c'è un insieme di aspetti, il messaggio forte, positivo, di pace, c'è la creatività dei nostri bambini, la generosità dei nostri artisti cantanti fanesi e ci sono le bellezze della nostra città. E anche il clima della presentazione di questa mattina si unisce alla bellezza e alla gioiosità di questo filmato, di questo video, di questa canzone. Possiamo dire che è anche un bel insegnamento per questi bambini, visto che saranno il nostro futuro. È verissimo, ma mi piace pensare che sia un po' il frutto della nostra città, che è una città accogliente, che ha sempre messo davanti certi valori rispetto ad altri, e questo mi rende orgoglioso, ma penso debba rendere orgogliosa tutta la città. È un altro bel esempio, è un altro bel messaggio che Fano manifesta non soltanto al suo interno ma anche all'esterno. Sono gli artisti locali che hanno collaborato? Allora, partendo dalle ragazze, Frida Neri, Anissa Guizzi, Stefania Paterniani e Elisa Ridolfi, le femmine. I maschi sono Stefano Fucili, Luca Vagnini, Marco Sanchioni e Davide Grilli. E dobbiamo dire che c'è anche uno studio fanese che è stato messo a disposizione. Sì, lo studio Naive Francesco De Benedictis, che è, poi Emilio mi darà conferma, vengono da tutta Italia, anche da tutta Europa, per registrare, perché lo studio è di alta, si può dire, di alta qualità, di alta professionalità. E dobbiamo anche sottolineare il fatto che Francesco poco fa sul palco ha fatto i complimenti a questi ragazzi per la disciplina. Sì. Educatissima. Esatto, puntando che appunto il coro di Una scuola tra le note ha registrato senza playback, perché abbiamo avuto problemi con lo studio, ma erano in tanti, e quindi se mettevamo dei monitor non avrebbe funzionato, quindi ha registrato il ritornello e le varie doppie voci a secco, senza sentire la base, la sentivo in cuffia io e l'hanno fatta, no, veramente fantastica. Emilio, tu invece ti sei occupato dell'arrangiamento, raccontavi quanto tempo ti ha dato di preavviso? No, mi ha dato poco tempo di preavviso, diciamo qualche giorno, però dai, Giorgio è fatto così, e noi siamo abituati, siamo sempre, io
sarei un jazzista, quindi sono abituato ad improvvisare e quindi improvvisiamo in maniera molto felice, ecco, felice di vivere in fretta. Ecco, però tutto il lavoro ha dato i suoi frutti. Sì, 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 diciamo io per alcuni mesi non l'avevo più sentito e quindi è stato abbastanza emozionante risentirlo qua alla presentazione. E devo dire che poteva andare peggio. Andata benissimo. No, per quanto mi riguarda, insomma. Sì, sì, era il vestito molto giusto per la canzone. Infatti, il primo. Ti piace? Ho detto, sì, questa è perché, come si dice, se il buongiorno vede al mattino, amore a prima vista. Quindi era quello che serviva, la base giusta e l'arrangiamento giusto. È molto orecchiabile, quindi anche una melodia fantastica. Sì. Abbiamo avuto modo anche di parlare con le varie ragazze, insomma, che vi hanno dato una mano. Comunque, riguardo i bambini, diciamo, tutti hanno parlato di disciplina e è una cosa importante la disciplina, però sembra sempre qualcosa imposto dall'adulto la disciplina, invece io parlerei più di impegno personale. Era una disciplina legata al fatto che loro erano contenti di stare lì e di partecipare, e c'è una cosa, io lavorando, diciamo, nelle produzioni che faccio con i bimbi per alcune case editrici, mi trovo, vedo subito se ai bambini una cosa piace, allora non c'è bisogno di richiamare la loro attenzione, loro vanno tranquilli, se una cosa non gli piace allora è finita, non c'è verso, quindi significa che hanno, diciamo, amato quello che facevano, si sono impegnati, quindi erano concentrati su quello che facevano e non avevano bisogno di essere disciplinati da qualcuno, erano loro che stavano lì. E Giorgio, complimenti, insomma, da parte nostra, ma complimenti rivolti sia a voi che a tutti coloro che hanno lavorato al progetto. Grazie mille, molto contento. Grazie. Assessore, ha detto che questi bambini sono l'orizzonte per il nostro futuro, verissimo, ma è anche vero, e lei lo ha sottolineato, che quando le iniziative nascono dal mondo della scuola non si sbaglia mai. No, non si sbaglia mai, e nella nostra città devo dire abbiamo una realtà molto fortunata in questo senso, perché sui temi dell'ambiente, dell'ecologia, della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata, oltre che sul tema della pace, in questi anni le scuole sono state proprio l'incubatrice di iniziative, di eventi, ma anche di un messaggio alla città molto forte. Questa mattina con il sindaco eravamo in piazza con gli studenti delle scuole superiori per la grande mobilitazione internazionale sul clima, e adesso siamo qui al Teatro Verdi con i bambini per il tema della pace. Beh, è vero, i bambini, i ragazzi, gli studenti, il mondo della scuola in generale in questi anni ha regalato tanto alla nostra città, anche in termini di partecipazione civile e democratica, e credo che sia giusto questa giornata dedicarla a loro, perché quello che hanno donato alla città è veramente un messaggio forte, ma anche una testimonianza di impegno che interroga noi adulti. Elisa, un bellissimo progetto. Intanto, quali sono gli istituti che hanno collaborato con voi? Sì, un grandissimo grazie a questi istituti che sono stati fantastici nella collaborazione, che sono la Scuola Corridoni della Direzione Didattica San Lazzaro, la Scuola Gentile dell'Istituto Comprensivo Gandiglio, la Scuola Luigi Rossi dell'Istituto Comprensivo Padalino e la Scuola di Bellocchi, sia come coro, una scuola tra le note, che come aiuto nelle riprese del video. Anche lei ha partecipato, perché dovrebbero essere 8 gli artisti locali che hanno, e vediamo anche nel video, che hanno cantato, ma c'è anche lei. Ma ci sono anche io, capito? Mi sono intrufolata. Insomma, io e Giorgio lavoriamo insieme, comunque io nell'ambito teatrale, manipolazione e pittura, però comunque poi ci vediamo, quindi ho partecipato. Come è stato? È stato molto emozionante, naturalmente molto emozionante con i bambini, è un'emozione quotidiana, perché il nostro lavoro, proprio il nostro ruolo è questo, e davvero ti sorprendono sempre. Quindi, insomma, un ottimo successo. Sì, davvero. E la commozione viene anche, secondo me, dal fatto che questi lavori dei bambini vengano apprezzati, perché sono tantissimi anni che sia io che Stefania lavoriamo con i bambini. E quando tu fai un lavoro che va a vuoto è come se rimane un'amarezza, quando invece tu fai un lavoro che poi viene apprezzato, valorizzato, diffuso, allora veramente si riempie il cuore. E dove potremo riascoltare questo brano? Ah! In Mondovisione, certo. Su YouTube, ovunque. Adesso ci organizziamo e diffondiamo. Ora
oltre al video di presentazione della canzone, abbiamo visto un secondo video dedicato al backstage. E chi ha collaborato per foto e video? Dennis Casarsa e Katia Maldoni. Buonasera. Buonasera, e chi vuoi che sia. Anche questa è un'altra esperienza che si aggiunge, insomma, al vostro bagaglio di lavori. Sì, sì, era, se non ricordo male, un venerdì sera. E mi telefona Eri Secchiaroli, con il quale ormai collaboriamo da diversi anni ai suoi progetti, e mi fa: ci siete lunedì, martedì, mercoledì? Ecco così, lavoro. Allora mi sono organizzato e lo abbiamo accompagnato in questi tre giorni completi, mattina e pomeriggio di set, a fargli tutto il backstage, io per quanto riguarda il video e la Katia per quanto riguarda le foto. Che esperienza è stata? È stata una bellissima esperienza, molto. Anche lavorare con i bambini, insomma, a volte può sembrare non semplice, però il risultato è sempre una forte emozione. Sì, sono fantastici, veramente. Riescono a trasmettere delle emozioni indescrivibili. È vero. Da rifare? Aspettiamo un secondo video? Sì, da rifare. Cioè, come ha detto prima anche Francesco, sono meglio degli adulti. Una educazione veramente mai vista. Confermo. Na 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 na. Peace.